Buonasera a tutti, svapatori di tutta Italia e di tutto il mondo. Benvenuti al nostro canale degli svapoverazzi. E oggi solo per voi vi recensiremo il liquido Etos Crispy 3, che ce l'hanno Gratus spedito gratis, Crispy Treats! Non è vero mai. pagato gratis. Gratis coi soldi veri! Esatto. Torniamo al nostro posto! Ma non solo quello, perché abbiamo anche la variante con la fragola. Etos Crispy Fragola! Gratis con i soldi gratis che sono gratis ma sono veri! Allora, le cose andranno così. Io e lui parleremo di questo liquido, lui parleremo di quell'altro. Così facciamo una recensione un po' più breve delle altre, ma più compatta e più utile anche a voi per sapere le cose, senza guardare 25 minuti di video, senza capire. Volevamo dire che ci siete mancati, però siete molto... Belli! Esatto, e vi vogliamo bene. Vi ringraziamo per le big views che ci state dando in questo periodo. Continuate Esatto. così. E noi continueremo in meglio perché stiamo imparando a fare le cose bene. E mi raccomando, continuate a sostenere lo svappo. E basta, direi che possiamo passare alle recensioni. Allora, mi avvicino a voi così perché siccome siamo troppo bassi. Questo liquido ha questa scatolina molto bellissima con un'immagine che vi farà venire voglia di fare le cose. E poi a lato avete la scritta Crispy Tree. Allora, partiamo con quello che io non ho, che è l'adesivo che è dentro, perché è una limited edition. Questo è l'adesivo. Allora, partiamo dicendo quello che questo liquido è, senza provarlo, anche se come potete vedere, Non l'abbiamo ancora provato. infatti, e Proprio no. ci fa proprio Sì, schifo. molto. Però facciamo finta di non averlo provato. Allora, sarebbe un riso soffiato con cioccolato bianco, non sono sicuro, se sbaglio correggetemi. Cereali, riso soffiato Cosa e c'è dentro? marshmallow. E marshmallow. Marshmallow. Va bene, passiamo alla prova di svapoveraggio. Allora, facciamo Vernaggio. refill. Non fare vedere il cotone che fa schifo. Ma l'ho appena cambiato. Io non vedo cosa sto facendo. Neanch'io. Schifo. Sto facendo schifo. Allora, per queste recensioni così, a coppie, Facciamo una prova. simil gara di crowd chasing. 5, 7, 90, 12, 1. È buonissimo. Allora, il gusto è fenomenale, secondo me. Assurdo. Per chi non piace gli liquidi particolarmente dolci, vabbè. È buonissimo lo stesso. Assomiglia molto al 2Puff se l'avete provato, però la cosa positiva che ha rispetto al 2Puff è che non è stomachevole, non è così dolce. Vi lascerà un senso di dolcezza. E di quel salivare la bocca. A me ricorda un po' la vaniglia, non vaniglia custard come molti liquidi sono, ma la vaniglia, quella proprio vaniglia vaniglia, tipo budino alla È vaniglia buonissimo. e un po' di cioccolato bianco, sinceramente, come gusto personale. E comunque finora devo dire che fra tutti quelli che ho provato, penso sia tipo il mio preferito. Sì, Adesso no, non assolutamente. venite su con ma è più buono questo. Vabbè, se è più buono lo assaggerò, se non l'ho Sono pareri assaggiato. personali in ogni caso. Insomma, non c'è ancora capitato un liquido che sia bleh, No, cioè quelli americani no. quelli americani Però no, questo perché sia un po' sottotono. ha un gradino in più. Questo ve lo consigliamo veramente. Dite sì se l'avete provato, a noi fa piacere saperlo, magari se avete provato anche quella alla mela verde che è uscito tipo da poco e magari se riusciamo a recuperarlo e portarlo qui. Esatto, ci mancherebbe solo quello, dopo facciamo la serie completa. Così per chi vuole informarsi prima di spendere soldi, Sì, guarda esatto. i video. I E se la video. Etos vuole mandarci quello alla mela Ciao verde, così. signora Etos. Beh, il liquido comunque come voto io darei un bel 10, sia per il fatto che è molto buono, sia per il fatto che non ha Assurdo. la boccetta con il contagocce che può rompere tanto le Sì. balle. È 2 giorni che ce l'abbiamo, non so se rendo l'idea. Sì, ma nessun liquido mi ha E non regalato uso così solo poco. questo, ho anche un altro atomizzatore con altri liquidi, va E bene. non è per vantarsi, è proprio come disperazione, perché Già. è troppo buono. Ora passerei al secondo liquido con i nostri due colleghi. Ok, ragazzi, adesso è il nostro turno. Siamo Filippo e Andrea. Ciao a tutti. Piacere. Ora recensiremo anche noi il Crispy Treats, quello allo strawberry, Ci ho non visto quello al da pochi mostro. giorni, no? L'ha appena preso anche lui. Proprio Esatto. stamattina fresco fresco. Esatto, sta terminando anche a noi. Direi che possiamo Beh, passare alla prova di povera. svapoveraggio. Facciamo anche noi una bella gara di cloud chasing. Dimmi. Aspetta, sta pisciando male. Certo. Tre, due, uno, fuori! Direi che la vittoria
vittoria ce l'ha avuta Andrea. Sì, vabbè. Questo liquido secondo me è fantastico, insomma. Mi piace molto, secondo me si sente moltissimo la fragola e anche quel mix, diciamo, tra fragola, cioccolato bianco, vaniglia. Sento un po' di tutto, si mancano bene i gusti. Esatto, penso anch'io. Come vi ho già detto, i liquidi americani non li ho provati particolarmente, però ho provato i loro, insomma. Secondo me, sì, ci sta. È anche una spanna sopra ad altri. E secondo me gareggia benissimo con i liquidi americani, insomma. Non è per niente male. Se è proprio buono, ve lo consigliamo. Sì. Sì, assolutamente. Precisamente. E allora, io come voto gli darei, diciamo, 8,5-9. Perché se la gareggia con altri liquidi, cioè non lo metterei proprio in cima al top. Te cosa dici? Anche secondo me. Adesso aspettiamo di avere il terzo liquido della Etos per recensirvi anche quello. O se avete altri liquidi da consigliarci, proveremo in futuro. Sì, esattamente. Vogliamo in conclusione annunciare che questo tipo di video qua con liquidi di una singola marca, produttore e quant'altro, volevamo farli più spesso in quanto è più facile per noi e per voi, per noi recensire, per voi trovare quello che cercate con, esatto, con magari tutti di una stessa marca e capire quale fra questi può piacervi di più, un po' più facile dettare le cose, se riusciamo ne faremo il più possibile di così anziché sparsi qua. Comunque, se avete anche altre marche di liquido, non solo liquidi di per sé, ma proprio marche da consigliarci, noi le proviamo insieme, così facciamo anche una cosa un po' più veloce, sia come editing, sia come video, sia un po' come tutto. Anche cose strane, magari non cose... Boh, anche liquidi magari di impronta come cibo salato o quant'altro. Sì, volentieri. E dove reperirli? Sì, per me non molto volentieri, però. Mi piacerebbe tantissimo. Io ho provato quello al bacon. Da provare. Se volete lasciare un commento qua sotto in cui ci date la vostra opinione se è meglio Lettuce Crispy Treats o Lettuce Crispy Treats Strawberry, oppure anche quello della mela verde, esatto, che noi non abbiamo recensito, però diteci secondo voi qual è il migliore di questa serie, insomma. Sì, in più un'altra cosa che troverete in descrizione proprio da questi giorni è la pagina di Facebook che abbiamo aperto, esatto, in questo momento, per cui se volete anche andare lì e lì troverete lì, oltre che i video quando usciranno, anche le news del canale, ma anche cose a caso riguardanti questo bellissimo mondo tipo dello swap. Backstage, preparativi, per carità. Un po' di tutto. Reazione alla rivelazione. Sì, ma magari anche dirette. Mi piacerebbe fare dirette su Facebook, sarebbe bello farlo insieme a voi. Se abbiamo, sì, un pubblico che ci segue, noi facciamo la diretta anche completamente a random. Però sarebbe divertente. Vi salutiamo qua. E con questo ci vediamo alla prossima. Dagli Swap Vorace è tutto. Keep on vaping in a free world. Wow! Esatto.